Ciao ragazzi, Bosio Alessandro per voi. Restiamo a casa. Facciamolo per noi, per i nostri cari e per chi sta lottando per combattere questa epidemia. Vi ricordo che per sostenere tutte le strutture sanitarie di Cremona e provincia potete fare una donazione all'Associazione Uniti per la Provincia di Cremona, a questo IBAN che vedete in sovraimpressione. È dura, ma insieme ce la faremo. Ehi, psst, dico a voi, lo volete sapere un buon modo per riempire il tempo a casa? Allenarsi! Sì, anche da casa. Siete pronti? E allora, 3, 2, 1! Alleniamoci a casa! Sono sicuro che questa quarantena sta pesando a tutti, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista anche psicologico. E indovinate un po' quale può essere un grande aiuto, un grande toccasana in questa situazione per voi che state giustamente a casa? L'esercizio fisico. Bravi, mens sana in corpore sano. Mens, dall'inglese... Cosa stai dicendo? Ilaria, per favore, tu vai avanti a fare le tue cose. Ok, quando farai le tue puntate, farai le tue citazioni e io starò zitto, ok? Ma adesso veniamo al dunque, ragazzi. Bando alle ciance, pantaloncini, canottiera, volete allenarvi nudi, col cappotto, fate quello che volete, ma preparate i bagagli intesi come una bella bottiglietta d'acqua e una salvietta, e seguitemi, perché il viaggio sarà molto lungo. Vado in salotto! Sui petti di pollo sono un palestrato, maglietta con lo scollo e... Es sana in corpore sano. È una locuzione latina tratta da Giovenale. Perdonatemi, ma in cucina non mi vedo perché sarà mia moglie che mi sta infastidendo. Significa mente sana in corpo sano. Ecco perché è importante liberare la mente, sgomberarla e dedicarsi almeno una mezz'oretta al giorno all'attività fisica. E non mi venite a dire che non avete tempo, perché siete a casa tutti, ok? Avete le faccende domestiche, avete la televisione, avete i videogames, i libri, quello che volete, ma mezz'ora al giorno dovete prendervela per voi stessi e per il vostro fisico. E allora, primo esercizio di oggi, troviamo un soprammobile. Pronti? No, la bambina non va bene. Regia, mi passate una lampada? Olè! Perfetto, però potete utilizzare una lampada, potete utilizzare un vaso, sempre che non lo facciate cadere, perché sennò dopo diventa un problema. Comunque, utilizzate quello che volete. Un soprammobile come questo è l'ideale per fare lo squat che sto per proporre. Guardate! Con la lampada in mano la appoggiamo al petto, ok, in questo modo, tenendo i gomiti belli chiusi, il petto in fuori e la schiena bella dritta. I piedi sono ad una distanza leggermente superiore rispetto a quella delle spalle e le punte extra ruotate verso l'esterno. Vi ricordo che nella fase di accosciata e di risalita, perché stiamo parlando di squat, le ginocchia devono sempre seguire la direzione delle punte dei piedi. E come per gli affondi che avevamo fatto ieri, vi ricordate, li avete fatti? Non deve mai superare il ginocchio alla punta del piede. Quindi, partendo da questa posizione, dentro l'aria, si scende in accosciata fino a che praticamente la gamba più o meno è parallela al pavimento, dopodiché fuori l'aria e si ritorna su. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Come dalla regia ci stanno facendo vedere, potete anche utilizzare dei soprammobili più pesanti, per esempio questo piccolo per chi inizia, questo medio, questo grande. Naturalmente chi non è fornito di queste lampade può fare con uno zainetto o con qualsiasi altro oggetto che trova in casa. Puoi farlo anche te? Sì? E allora 4 serie da 15 ripetizioni, 1 minuto di recupero, pronti? Via! Dove va? Curiosi di sapere qual è il secondo esercizio di oggi? Ve lo spiego subito. Alzate laterali. È un esercizio che serve per i deltoidi, per le spalle, che sono un muscolo estremamente fondamentale, sia per quanto riguarda un fattore funzionale, sia per quanto riguarda un fattore estetico. Quindi, servendoci dell'ausilio questa volta di padelle! Padelle dalla regia, una... Anche l'altra, grazie. Perfetto. Allora, prendiamo le due padelle che devono essere di un diametro più o meno uguale, ok? Cioè, prendete un tegamino per le uova, grosso la metà, e dall'altra parte una griglia per la brace. Due cose abbastanza simili.
Allora, con il petto in fuori, la schiena bella dritta, prendiamo in mano i due manici, ok? Qual è il vantaggio dei manici? Che si possono prendere in mano, appunto. Quindi, le padelle sono perfette per questo esercizio. Le padelle, distanziate di qualche centimetro dalla gamba, lo dovete considerare come punto di partenza dell'esercizio. Le braccia, lungo i fianchi, hanno una leggera flessione del gomito. L'esercizio si svolge in questa maniera, buttando fuori l'aria e sollevando in elevazione le spalle. In questo modo i deltoidi verranno stimolati. Fuori l'aria, movimento lento e controllato. E soprattutto andremo a colpire il fascio laterale dei deltoidi, che è una di quelle porzioni di muscolo che molto spesso le persone non allenano, perché sono movimenti che non facciamo nella normalità, ok? Quindi cerchiamo di concentrarci molto bene, connessione mente-muscolo, ok? Dentro l'aria e fuori. Arriviamo con le padelle circa all'altezza degli occhi. 4 serie da 15 ripetizioni, un minuto di recupero tra una serie e l'altra, e per il discorso spalle abbiamo finito. Grazie. Voi pensate che questa sia forse una semplice aspirapolvere? Questo è molto di più. È un attrezzo che possiamo utilizzare per stimolare i bicipiti. E vi faccio vedere subito come. Ieri abbiamo utilizzato la scopa, oggi utilizzeremo l'aspirapolvere. Naturalmente chi non ce la fa può ritornare indietro e utilizzare la scopa. L'aspirapolvere la utilizziamo solo ed esclusivamente perché, pesando un pochino di più, può stimolare maggiormente i bicipiti, che adesso andiamo ad allenare in questa maniera. Petto in fuori, schiena bella dritta, gomiti attaccati ai fianchi, ginocchia leggermente flesse, punte leggermente extravolutate, respirazione coordinata, sempre, in qualsiasi esercizio in palestra, il muscolo si contrae, fuori l'aria, il muscolo si allunga, dentro l'aria, quindi quando si contrae il muscolo dei bicipiti, quando tiro su, il movimento dunque sarà fuori l'aria, inspiro quando scendo, ributto fuori quando contraggo il bicipite, ok? Movimento lento e controllato, mi raccomando. Facciamo 4 serie per 20 ripetizioni con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Io questo l'ho detto ieri, l'ho scritto e ve lo dico anche a voce. Chi ovviamente ha una certa dimestichezza in campo fisico e se la sente, può anche attaccare tutti gli esercizi che stiamo facendo senza pausa, creando così dei piccoli circuiti alla fine dei quali farà una pausa, però solo alla fine di ogni circuito, mentre invece per i principianti il consiglio in linea generale è di fare una pausa di un minuto tra un esercizio e l'altro. E allora pronti? Mandiamo a fuoco i bicipiti! Ultimo esercizio, facciamo dei crunch degli addominali. Possiamo utilizzare una sedia se vogliamo, oppure il divano. Basta che abbiamo un piano d'appoggio su quale appoggiare le gambe. Le appoggiamo in questa maniera, ok? Dopodiché ci sdraiamo con le mani dietro la nuca senza incrociare le dita, ricordandovi sempre il discorso che avevamo fatto, che l'addome è un muscolo accessorio della respirazione. Cercheremo sempre, quando ci solleviamo, di buttare fuori l'aria. Quando scendiamo, ok? Senza riappoggiarci con la testa al pavimento, cercando di rimanere sempre qualche millimetro distaccati, in modo tale da tenere sempre sotto costante sforzo il nostro muscolo addominale, buttiamo fuori l'aria e ritorniamo su, ok? Quindi fuori l'aria quando si contrae, dentro l'aria quando ci si allunga. Facciamo 4 serie da 20 ripetizioni con un minuto di recupero. Mi raccomando, importantissimo negli addominali cercare sempre di sollevare solo la parte alta del busto. È inutile darsi le frustate di schiena e dire io oggi ho fatto 1000 addominali, perché non servono a niente. Bisogna avere tecnica delle cose, ok? È inutile scrivere 1000 parole che non vogliono dire niente, basta scrivere una con un significato compiuto. Posso fare anch'io letterale. Fine del nostro piccolo circuito, tra virgolette, di pesi,
comunque sono quelli che abbiamo visto insieme, l'apprezzatore che riusciamo a reperire, sempre il consiglio che viene dal cuore e che fa bene anche al cuore è di fare un po' di attività cardiovascolare. Quindi che voi decidiate di fare della ciclette, di fare una passeggiata fuori se avete la possibilità di camminare da qualche parte. Sul divano. Che avete la possibilità di camminare sempre che sia di vostra proprietà, potete andare, grazie, potete anche andare sulle scale se per dire vivete in un condominio. L'importante è fare un po' di attività aerobica e sudare. A proposito, Ilaria mi passi una salvietta che sono qui sudato fradicio. Grazie mille, Oso Alessandro per voi vi saluta, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, state in forma. Non ho neanche fatto la mia, vedi che ho sempre detto gioca a basket che sei alto, faccio schifo. Palestrato, maglietta con lo scollo e pantalone attillato. La tua ragazza mi scrive un messaggio privato. Rispondo, guarda baby quanto sono pompato. Piaciuto l'allenamento? Mi raccomando ragazzi, restiamo a casa. E vi ricordo ancora una volta che se volete aiutare le strutture sanitarie di Cremona e provincia, potete farlo anche voi con una donazione all'Associazione Uniti per la Provincia di Cremona. Questo qua in basso è Libano, ragazzi. Non molliamo. Mai!